sempre prezioso avere la stampa che partecipa numerosa ai nostri eventi, perché è importante che questi eventi culturali vengano narrati e spiegati alla comunità affinché possa partecipare. Ospiti tantissimi film, la storia l'abbiamo un po' raccontata, quindi è il 25esimo video che sta andando. Mario De Cesano si chiama Mano, c'è la Silvia, credo di Chiedo Pace, c'è tutti quanti, sono un ringraziamento a tutti quanti. Voi. Inizierebbe la terza dozzina. No, bel cammino e anzitutto devo dire che è stata entrata oggi, ma sono stata fermata. E per una persona. Poi però ci si è accorti quanto fattore risorsa, cose sono cambiate, si sta parlando di una persona all'altra e in questo costruire un grande ospedale perché poi non so, si deve realizzare un telefono, perché qui e allora Paolo VI diceva quello non è avvenuto dove si incontrano poi parlare con i conti. Organizzare una manifestazione importante come Religion Today che porta questo messaggio di dialogo nel mondo non sarebbe possibile senza il sostegno, l'aiuto e la vicinanza delle istituzioni. Per questo darei la parola per un breve saluto alle istituzioni che sono presenti oggi, partendo dall'assessore agli enti locali della provincia autonoma di Trento, Mattia Bottardi. Il programma è anche il precedente passaggio di un organismo contagioso 25 anni fa. Il tema evidentemente non dà troppa. Darei la parola all'assessore Elisabetta Montarelli, che da sempre dal 2008 in realtà che supporta i festival. Il lavoro non volevo disturbare naturalmente la commissione, però è stato. Quest'anno la collaborazione con Binet è diventata più importante, tanto che ospiterà la città. È stato il primo festival, è il primo festival al mondo che parla di temi religiosi esplicitamente, anni, perché dopo di noi c'è stata la direttrice Katia Malatesta che chiederei. Insieme. Monturah Editing in questi anni ha dato un impulso alla cultura